Forte segnale all'Europa dal primo turno delle elezioni amministrative francesi. Vince la destra antieuropeista con l'UMP in vantaggio in quasi tutte le grandi città. Crollano i socialisti di Hollande, favoriti nel ballottaggio solo nella capitale Parigi. Grande avanzata del fronte nazionale di Marine Le Pen, che col 5% dei consensi su base nazionale non è mai stato così forte nel paese. Sul voto pesa un'astensione da record, un elettore su tre non è andato alle urne. Il voto alle europee non è un voto su di me. Renzi esclude il suo nome dal simbolo per le elezioni di maggio e accelera sul documento economico e finanziario del governo. A me interessa il consenso delle famiglie, dichiara dopo le polemiche con sindacati e Confindustria, mentre la leader della CGIL, Susanna Camusso, accusata di scarsa trasparenza sui bilanci, replica: Renzi li vada a guardare, sono pubblici dal 1976. Venerdì la discussione nel Partito Democratico sulla riforma del Senato, giovedì l'incontro a Roma con il presidente americano Barack Obama. E il ministro Padoan studia l'ipotesi di dare gli 80 euro promessi in busta paga a 10 milioni di lavoratori italiani con un bonus e non con la riduzione dell'IRPEF. Quanto ai tagli dei compensi dei manager pubblici, il premier Renzi conferma si tratta di giustizia sociale e per fronteggiare eventuali sanzioni di Strasburgo sul problema carceri, il governo prepara un piano che prevede di risarcire coloro che sono stati detenuti in celle sovraffollate con 10-20 euro al giorno o con una riduzione fino al 20% della pena. Lo sport, il calcio, vincendo anche a Catania, la Juventus viaggia con numeri da record verso lo scudetto. Il Napoli invece viene sconfitto in casa dalla Fiorentina e vede aumentare il distacco dalla Roma seconda e ora con 6 punti di vantaggio. Anche l'Inter crolla in casa con l'Atalanta, mentre il Milan pareggia a Roma con la Lazio e blocca la serie negativa. E per ora il tecnico Seedorf tira un sospiro di sollievo. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale. Dunque, a 2 mesi esatti dalle elezioni europee, dalla Francia arriva un segnale chiarissimo alle amministrative, test amministrativo. Hanno vinto i partiti euroscettici, anti-euro, diciamo così, male appunto il partito del premier francese, il premier socialista Hollande, che va al ballottaggio solo in una delle piazze importanti, forse la più importante, a Parigi, ma molto male nel resto del paese. Vediamo. Il Fronte Nazionale di Marine Le Pen al primo turno delle elezioni amministrative ha raggiunto un risultato eccellente. Secondo le prime stime, l'estrema destra è in testa in molte città. Subito Le Pen ha definito straordinario l'esito della consultazione. I francesi, ha detto, si sono ripresi la loro libertà. Il voto alle comunali segna anche la netta e prevedibile discesa dei socialisti di Hollande, trascinati dalla sempre più bassa popolarità del presidente francese. Per la sinistra, dunque, che temeva di essere punita dagli elettori, la disfatta è stata totale, con i candidati dell'UMP in testa solo nelle prime due città, Parigi e Marsiglia. Su base nazionale gli exit poll, infatti, danno in testa la destra con il 48%, la gauche al 43% e quindi il fronte nazionale sopra il 5%. L'avanzata della Le Pen preoccupa i socialisti, che infatti si sono detti pronti a votare con la destra agli eventuali ballottaggi pur di fermare il fronte nazionale, un patto detto repubblicano che però l'UMP ha già respinto. E questo è il risultato della tornata elettorale in Francia, dove 45 milioni di francesi sono andati alle urne per il primo turno delle amministrative in 36.700 comuni, da record l'astensione intorno al 35%, che dimostra la disaffezione dei francesi verso l'establishment e soprattutto la delusione per i 2 anni di mandato presidenziale di Hollande. Domenica prossima i ballottaggi. Di voto europeo ha parlato anche il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi, dicendo che, confermando che sul simbolo del Partito Democratico non ci sarà il suo nome. Renzi che torna a parlare anche dei tagli agli stipendi dei manager pubblici e replica al numero uno di Trenitalia Moretti, dice: la riduzione è una questione di giustizia sociale. Vediamo.
Riforme istituzionali da un lato, spending review, taglio del cuneo fiscale e privatizzazioni dall'altro, sono questi i binari paralleli lungo i quali correrà il governo e Renzi si augura che corra veloce, soprattutto in vista del voto europeo del prossimo maggio, primo riscontro elettorale dal suo ingresso a Palazzo Chigi. E a proposito di europee, il suo PD non avrà il nome dell'ex sindaco di Firenze nel simbolo. Siamo un partito strutturato, dice il Premier, non ce n'è bisogno, almeno per ora. Per le elezioni politiche del 2018 si vedrà, l'orizzonte del Presidente del Consiglio resta dunque quello di legislatura, nell'arco della quale andranno approvate sia la riforma del Senato che quella, alla prima strettamente connessa, del titolo quinto, che il PD discuterà nell'ennesima cruciale direzione di venerdì prossimo. Il giorno prima, giovedì, Renzi a Roma incontrerà il presidente statunitense Barack Obama, con il quale oggi avrà una prima presa di contatto nel corso del G7 dell'AIA. Si parlerà soprattutto di lavoro, in primo luogo del Jobs Act, ma anche di quegli 80 euro in più al mese che a partire da maggio dovrebbero finire nelle tasche dei lavoratori e che, più che in detrazioni IRPEF, potrebbero concretizzarsi in un bonus ben visibile in busta paga. E questo potrebbe essere un altro elemento di frizione con Susanna Camusso, che aveva chiesto a gran voce che il taglio delle tasse sul lavoro avvenisse per mezzo delle detrazioni. Camusso e Squinzi, definiti ieri la strana coppia da Renzi, la palude nella quale rischiano di impantanarsi le riforme. Sono anni che Confindustria e sindacati si arrabbiano, vuol dire che siamo sulla strada buona. A me interessa solo il consenso delle famiglie italiane, ha rincarato la dose il Presidente del Consiglio, ribadendo l'invito ai sindacati alla trasparenza nei bilanci. Si informi, la replica di Camusso, sono pubblici dal 1976. Al di là delle polemiche, nell'esecutivo continua la caccia alle coperture. La strada maestra è, come al solito, la spending review, con i fari puntati in particolar modo in questo momento sulle indennità dei politici regionali, che si vorrebbero vincolate agli stipendi dei sindaci delle città capoluogo di regione, e sul pubblico impiego, interventi sul numero dei dipendenti e soprattutto tagli degli stipendi dei manager. Su quest'ultimo punto il governo andrà avanti, è una questione di equità, ha detto Renzi in riferimento alle polemiche sulle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti circa la possibile fuga all'estero dei dirigenti. Gli italiani saranno ben lieti di accompagnarlo alla frontiera, gli ha risposto ieri Diego Della Valle, suo concorrente in quanto socio di Nuovo Trasporto Viaggiatori. I maligni dicono che dietro ci sia proprio la partita sull'alta velocità, che potrebbe essere scorporata da FS per essere poi quotata in borsa nell'ambito del nuovo piano sulle privatizzazioni. Intanto allo studio del governo c'è anche un nuovo piano carceri per evitare di pagare gigantesche multe per il loro sovraffollamento, sconti di pena e risarcimenti ai detenuti, i due pilastri di quello che probabilmente sarà un nuovo decreto legge. E allora, abbiamo sentito che non ci sarà il nome di Renzi sotto il simbolo del Partito Democratico al voto europeo. Bisogna capire se ci sarà invece un Berlusconi nelle liste di Forza Italia. Oggi ad Arcore Silvio Berlusconi pranza con i figli e si deciderà se appunto sarà candidata Barbara. Vediamo. Berlusconi cerca ancora l'assetto per le prossime europee, le prime elezioni in cui Forza Italia non potrà schierare il fondatore, incandidabile perché condannato per frode fiscale e interdetto dai pubblici uffici, e in vista della decisione, il 10 di aprile, del Tribunale di Sorveglianza, che dovrà stabilire se potrà essere affidato ai servizi sociali o dovrà scontare la pena agli arresti domiciliari. Ieri per Berlusconi, girandolo ad incontri con i big del partito, oggi, come ogni lunedì, il pranzo ad Arcore con i figli. Il leader di Forza Italia ha smentito le ricostruzioni giornalistiche sulla possibilità di candidare uno degli eredi, sulle tensioni tra Pier Silvio e Marina da un lato, Barbara dall'altro, ma l'ipotesi non è del tutto tramontata. Berlusconi deve risolvere anche il nodo della composizione delle liste per le europee, su cui si starebbe consumando una battaglia tra la vecchia guardia di Forza Italia e i fedelissimi del cerchio ristretto dell'ex premier. Il consigliere politico Toti e la fidanzata Francesca Pascale puntano sul rinnovamento radicale, i colonnelli del partito vorrebbero invece mettersi in lizza. Senza Berlusconi e senza candidati forti sul territorio, Forza Italia rischia di arrivare terza, dopo PD e 5 Stelle, avverte Scaiola. Berlusconi è troppo chiuso in casa, sempre con le stesse persone. Credo sia bene che ci siano organismi in cui ci si possa confrontare. Per l'ex presidente della Commissione Stragi, Giovanni Pellegrino, la rivelazione dell'ex ispettore di polizia su una presunta partecipazione dei servizi segreti al rapimento di Aldo Moro 36 anni fa in Via Fani è una bufala, così dice Pellegrino. Rimane però il mistero sulla presenza di una moto con due uomini a bordo. Tra l'altro i brigatisti in tutta la fase processuale storica hanno sempre negato che i due appartenessero al loro comando.
Il colpo di scena arriva a 36 anni di distanza, l'ennesimo in uno dei grandi misteri italiani, il caso Moro. C'erano due uomini dei servizi segreti a bordo di un Honda blu che la mattina del 16 marzo 1978 sfrecciò in via Fani, proprio nei drammatici momenti del rapimento del presidente della DC e dell'uccisione della sua scorta. Gli agenti dei servizi erano lì per coprire l'azione delle BR, agli ordini di un colonnello del Sismi per proteggere i brigatisti. Dalla moto spararono ad altezza d'uomo contro un ingegnere, salvo grazie al parabrezza che devia i proiettili. A fare queste rivelazioni shock, tutte da confermare, è un ex ispettore del servizio antiterrorismo della polizia, oggi in pensione. Si chiama Enrico Rossi e, intervistato dall'agenzia ANSA, dichiara: tutto è partito da una lettera anonima spedita al quotidiano La Stampa di Torino nel 2009. Ho passato la vita nel rimorso di quanto ho fatto e di quanto non ho fatto, scriveva l'autore, che diceva di essere uno dei due uomini sulla moto. Una confessione post mortem, come da disposizioni del misterioso scrivente. La lettera venne inviata dal giornale alla questura, la trovai sul mio tavolo nel 2011, racconta Rossi. Un ritrovamento casuale, il foglio non era stato neppure protocollato. L'ispettore indaga e identifica l'altro uomo, quello alla guida della moto. È l'ingegnere Alessandro Marini, ferito quella mattina, a riconoscerlo. Risulta che l'uomo possiede due pistole, una è una Drulov cecoslovacca a canna lunga. L'ispettore, durante una perquisizione, trova le armi a casa del sospettato, ma non avviene nulla, nessuna perizia, nessun arresto, inchiesta congelata. L'ispettore chiede il prepensionamento e ora racconta: le pistole sono state distrutte e l'uomo è morto. Il fascicolo sui misteriosi passeggeri dell'Honda da Torino è arrivato alla Procura di Roma ed ora l'ex poliziotto sarà ascoltato dai magistrati romani. E sono ormai passati 3 giorni dalla scomparsa in Libia di Gianluca Salviato e non è arrivata nessuna richiesta di riscatto. Sale la preoccupazione dei familiari. Ricordiamo appunto che il tecnico è malato di diabete e non ha con sé i medicinali per curarsi. Ancora nessuna novità di Gianluca Salviato, il tecnico italiano sequestrato a Tobruk in Cirenaica. La preoccupazione dei familiari che risiedono a Martellago in provincia di Venezia è per il fatto che il tecnico soffre di diabete e non ha con sé le medicine necessarie per curarsi. Sono rimaste sull'auto su cui viaggiava al momento del rapimento avvenuto sabato scorso in Libia. Per far sapere anche ai rapitori che l'uomo deve assolutamente prendere l'insulina sono stati diffusi appelli via radio e siti web locali. Il tecnico è un operaio specializzato di un'azienda di costruzioni friulana presente da anni nella regione. Secondo le prime informazioni degli investigatori libici, il tecnico sarebbe stato rapito a scopo di estorsione. Salviato era diretto a Tobruk, seconda città della Cirenaica nell'Oriente libico, per fare alcuni collaudi, ha fatto sapere un portavoce della società. La zona è quella dove si sono visti i primi fuochi della rivolta anti-Gheddafi. Oggi è piena di bande criminali che agiscono in assoluta libertà perché il governo centrale da tempo ha perso il controllo della situazione. Tecnici e operai della ditta Enrico Ravanelli, società per cui lavora il rapito, già nel 2011 erano dovuti fuggire da Tobruk. Per ragioni di sicurezza si erano rifugiati in Egitto e solo nel 2012 sono potuti rientrare per riprendere i lavori. Sempre nella regione in gennaio erano stati rapiti altri due italiani, Francesco Scalise e Luciano Gallo, che sono stati rilasciati il 7 febbraio scorso dopo una lunga trattativa e con la collaborazione del Sismi e i servizi libici. Le truppe russe hanno occupato in queste ore, questa mattina, una base navale ucraina a Feodosia, una delle poche strutture che erano rimaste appunto in mano all'esercito ucraino. Il governo di Kiev però, oltre alla Crimea, rischia di perdere altre aree di confine ed anche la Moldavia si sente minacciata per una possibile invasione nella regione della Transnistria. Crescono i timori di Stati Uniti e della NATO. La Russia smentisce di aver ammassato truppe alla frontiera e oggi è in programma, lo abbiamo già detto nel corso del telegiornale, all'AIA un vertice sulla sicurezza nucleare con il presidente, anche il presidente americano Obama, ma non ci sarà Putin. Poi il G7 che potrebbe varare nuove sanzioni economiche, nonostante appunto ieri Putin, parlando al telefono con la cancelliera Merkel, si sia detto soddisfatto per l'invio della missione OXE in Ucraina.
ed altra zona di crisi è al confine tra Turchia e Siria per il caccia, l'aereo di Damasco che è stato abbattuto appunto dalla contraerea turca, un'aggressione, dicono i siriani, mentre il premier turco Erdogan rivendica l'operazione. Il caccia, secondo la denuncia siriana, sarebbe stato colpito durante una missione antiterrorismo lungo la direttrice di frontiera tra Siria e Turchia, ma nello spazio aereo di Damasco. Ankara smentisce, l'aereo aveva sconfinato e a quel punto è entrato in azione il sistema di difesa aerea. Il pilota sarebbe riuscito a mettersi in salvo, ma l'episodio riaccende lo scontro tra i due paesi. Damasco giudica l'azione turca una flagrante aggressione e accusa la Turchia di appoggiare con carri armati ed artiglieria il fronte ribelle che ha scatenato un'offensiva antigovernativa proprio lungo la frontiera tra i due paesi. L'episodio è avvenuto nei pressi del valico di Kasab, nel nord della provincia siriana di Latakia, dove da venerdì scorso è in corso un'offensiva di vari gruppi jihadisti anti-Assad. Si tratta di una zona strategica che sovrasta la fascia costiera, bastione degli Assad, sino ad ora solo sfiorata dal grosso delle violenze della guerra. Non è comunque la prima volta che i due paesi si scontrano nei cieli medio orientali. Nel 2012 un caccia turco con due piloti a bordo fu abbattuto dai siriani lungo le proprie coste. Nel settembre di un anno dopo fu un elicottero siriano ad essere tirato giù sempre nello spazio aereo di confine. Ieri sarebbero stati due MiG siriani a violare lo spazio aereo turco. Avrebbero ricevuto 4 richieste di inversione di rotta e quando uno dei due jet si è rifiutato di obbedire sarebbe stato abbattuto. In uno degli oceanici raduni che lo vedono spesso protagonista, il premier turco Tayyip Erdogan ha rivolto il suo grazie alla sua aviazione per la missione portata a termine, minacciando di dare risposte ancora più dure ad ogni futura violazione dei cieli turchi. Un'occasione, l'episodio di oggi, che Erdogan cercherà di sfruttare nelle prossime giornate per recuperare consensi alla vigilia di delicate elezioni politiche a cui il premier turco arriva tra scandali finanziari, forse anche sessuali, divergenze politiche con la presidenza ed un sempre più evidente malcontento della piazza. Ed ora il calcio, giornata di campionato positiva per la Juventus che passa anche a Catania, va male invece a Napoli ed Inter. Continua la marcia della Juventus verso il terzo scudetto consecutivo. Il successo per 1-0 sul campo del Catania è firmato da Carlos Tevez, autore del gol partita nella ripresa. 3 punti che mantengono invariato l'ampio vantaggio in classifica sulla Roma. Gara a nervi tesi e senza esclusione di colpi. Tanti ammoniti e 3 espulsi, prima i due allenatori allontanati contemporaneamente dall'arbitro D'Amato per proteste. Poi Bergessio espulso per 2 colpi proibiti ai danni di Chiellini. Il faccia a faccia tra le deluse di Europa League va alla Fiorentina che batte il Napoli al San Paolo per 1-0 con la rete decisiva a 3 minuti dalla fine di Joaquin, che sfrutta in extremis l'inferiorità numerica dei padroni di casa, costretti a giocare oltre un tempo in 10 per l'espulsione di Goulam. Il Napoli resta terzo a 58 punti a meno 6 dalla Roma, che ha una partita da recuperare e deve preoccuparsi proprio dei viola, quarti a quota 51. L'Inter si ferma dopo 6 risultati utili consecutivi contro la sua bestia nera. L'Atalanta di Colantuono si regala la salvezza espugnando San Siro per 2-1 al 90° grazie a Bonaventura, autore di una doppietta. Decisamente poco fortunata la squadra di Mazzarri che aveva replicato al primo acuto di Bonaventura con Icardi e che ha colpito 3 legni clamorosi nella ripresa senza però riuscire a segnare. Mazzarri parla di errori che si pagano, Toir gli fa eco, adesso servono punti e il distacco dal quarto posto occupato dalla Fiorentina è salito a 4 lunghezze. Nel posticipo dell'Olimpico il Milan interrompe la serie di risultati negativi tra Coppa e Campionato, 1-1 con i rossoneri in vantaggio grazie a un tiro di Kakà deviato in modo determinante da Konko. Nella ripresa la reazione della Lazio culmina con la rete del pareggio siglata di testa da Gonzalez. Nel finale occasioni da una parte e dall'altra con un palo colpito da Balotelli entrato nel secondo tempo. Spettacolare Gran Premio di MotoGP che dà il via appunto al Motomondiale. 2 protagonisti, il campione uscente, il ragazzino Marquez e il vecchietto Valentino Rossi. Il Gran Premio del Qatar restituisce al Mondiale quella spettacolarità e quell'incertezza che da anni non si vedevano in pista. Sul podio non abbiamo notato le tanto discusse Moto Open, ma c'è Valentino Rossi e questo basta e avanza per tirare un bilancio più che positivo della rivoluzione regolamentare 2014. Il 9 volte campione del mondo, scattato dalla 10ª posizione, si è preso l'ennesima rivincita su chi lo dava per finito e ha reso la vita difficile al suo legittimo erede, Marc Marquez.
Nessuno dei due aveva la certezza di poter arrivare a fine gara senza problemi. Rossi aveva dubbi sulla tenuta delle sue gomme, mentre lo spagnolo, reduce da un brutto infortunio, non era certo al 100% della forma fisica. Ma entrambi hanno gareggiato senza fare calcoli, regalando agli appassionati di tutto il mondo una delle gare più intense e spettacolari degli ultimi anni. La corsa ha cambiato padrone tantissime volte, lanciando alla ribalta il tedesco Bradl, in testa per un terzo di gara con la Honda del team italiano LCR, e lo spagnolo Aleix Espargaró quarto al traguardo. Nomi nuovi ed ambiziosi che però si sono inchinati al vecchietto terribile Rossi, 35 anni appena compiuti, e al fenomeno delle due ruote, un Marquez capace di vincere anche sotto antidolorifici. I duellanti si ritroveranno fra 3 settimane in Texas per la seconda puntata della nuova era MotoGP. Prossima edizione del telegiornale alle 13.30, dopo la pubblicità c'è il meteo, le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona, a seguire il dibattito di Omnibus. Buona giornata.